Iniziamo usando della vernice acrilica bianca. E assicuriamoci solo che l'unghia sia pulita. Andiamo di nuovo a lavorare seguendo lo stesso tema, quindi dovete creare delle linee ben dritte. Poi andiamo ad applicare un po' di party pants in mezzo a questo bianco. Lo uso solo per dare un tocco artistico. Ora catalizziamo nella lampada. Ora vado ad usare Silver Sparkle per contornare il colore e i bordi. E anche per andare ad incorniciare questo triangolino. Poi andiamo a fare dei triangoli argentati qua sui lati. E continuate ad aggiustarli fino a quando non li fate della stessa dimensione. Su entrambi i lati. E andiamo a catalizzare nella lampada. Ora andiamo a rimuovere lo strato di dispersione su questi triangoli. Poi prendiamo della vernice bianca e la usiamo su questi triangoli argentati. Ora andiamo a sigillare con il Mega Gloss. Assicuratevi di sigillare tutto il design. Poi spennelliamo sulla punta per coprire bene i bordi. Adesso catalizziamo nella lampada per un minuto. Ora andiamo a mettere un po' di olio per cuticole sull'unghia per finirla. Poi vado a dare un'occhiata al look completo su tutte e cinque le dita. E vado a vedere dove possiamo andare ad aggiungere delle pietre e degli abbellimenti. Penso che andrò a mettere una borchia qui e delle pietruzze qui e qui. Vado solo a pulire la superficie dell'unghia con della soluzione per residui di gel, così mi assicuro che non ci sia dell'olio. Per posizionare la borchia usiamo dell'acrilico trasparente. Prendiamo quindi una pallina piccola di trasparente. Mettiamola in mezzo e poi ci applichiamo sopra la borchia. Vado a picchiettarci dell'acrilico delicatamente sui bordi per far sì che venga ben assicurata. Poi uso il Mega Gloss per posizionare delle pietre al centro di quest'unghia. Andiamo a prendere dei brillantini argentati. E applichiamoli usando il Mega Gloss per attaccarli per bene. Poi mettiamo nella lampada e catalizziamo per fare in modo che restino ben saldi.
poi andiamo a fare la stessa cosa con la borchia. Ci applichiamo del mega gloss tutto attorno per sigillare la parte esterna della borchia e mantenerla ben salda. Adesso catalizziamo per un minuto nella lampada LED. Poi andiamo anche a posizionare delle pietre qua con del gel sigillante Mega Gloss. Non ve ne serve molto di prodotto. Mettete una pietra qui giusto per finire l'unghia. Poi controllo il design e penso proprio che andrò a mettere un'altra qua sul retro. Poi catalizziamo nella lampada. Se volete potete anche andare ad applicare dell'altro olio per cuticole. Ed ecco a voi il design completamente finito.